Enrico, 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 Enrico. Intanto grazie a tutti per essere qui così numerosi, per essere stati voluti essere presenti appunto all'intitolazione a papà a questa targa. Io ho raccontato qualche giorno fa a Repubblica che mi è capitato così per caso di vedere appunto su online una parte di un comizio che lui aveva fatto nel 1976 qui a Napoli durante un festival dell'Unità, e dove appunto era molto bello perché c'era tantissima gente, come potete immaginare, insomma, come erano i comizi allora, credo veramente quasi 1 milione di persone. Però la cosa bella era soprattutto come lui terminava quel comizio, diceva che insomma questo festival è stato molto bello, molto importante, e aveva contribuito, come dire, a elevare l'affetto e la stima che nel paese doveva esserci nei confronti, usava proprio queste parole, della nostra cara Napoli. E in queste parole, la nostra cara Napoli, si sentiva anche tutto l'affetto che aveva nei confronti di questa città. Ringrazio i tanti napoletani che sono presenti qui, tante compagne, tanti compagni, e devo dire tutti quelli che hanno voluto questo giorno, il comitato promotore, il consiglio comunale, in particolare il consigliere Borrillo, la giunta, l'amministrazione, ANM. Quando si è fatto il nome di Enrico Berlinguer, nessuno ha detto nulla e tutti con entusiasmo, anzi hanno detto finalmente nel cuore di Napoli, largo Enrico Berlinguer. Voglio ricordare anche la mitezza, la dolcezza, la passione, il fatto di essere un rivoluzionario che vuole cambiare il paese provando a governare. Non dimenticherò mai uno dei giorni più straordinari della mia vita, quando nell'84 a 17 anni partecipai insieme a tantissimi milioni di persone a quel funerale. E oggi insomma credo che molti di noi ricordano e si sono formati anche e soprattutto grazie a Enrico Berlinguer. La questione morale innanzitutto, che non è la questione criminale, non è semplicemente l'essere o meno corrotto, l'essere o meno mafioso, ma improntare la propria vita al bene comune, all'amore per gli altri, al tendere una mano verso chi ha bisogno. Ecco, io credo che in tanti italiani c'è Enrico Berlinguer, in tanti di noi che oggi hanno quasi 50 anni e che devono dire grazie a questo uomo coraggioso, mite, forte, che dobbiamo far vivere nelle nostre gambe, nei nostri cuori e nelle nostre teste, dobbiamo far vivere le sue idee, perché essere comunista è una bella parola. Grazie a tutti voi, viva Enrico Berlinguer!